Pace e bene, buongiorno. Oggi, 7 giugno, ricordiamo San Roberto di Newmister. Ascoltiamo la sua storia. San Roberto nacque in Inghilterra a Gargrave intorno al 1100. Studiò a Parigi e al termine degli studi, rientrato in Inghilterra, fu ordinato sacerdote. Desiderava però una vita più contemplativa, lasciò quindi la parrocchia per diventare benedettino nella vicina abbazia di Whitby. Nel 1132 decise di unirsi alla comunità dei monaci benedettini nella nuova fondazione di Fontaines. I suoi compagni furono attratti dalle sue doti, saggezza e pietà. Così, dopo qualche anno, ricevette l'incarico di fondare un secondo monastero cistercense nel paese, esattamente a Newminster, dove divenne guida della nuova comunità, ma con un'attenzione particolare rivolta ai giovani e alla loro formazione spirituale. Le lezioni più belle le diede con il suo esempio, immerso com'era nella carità e nella preghiera, strumento efficace per combattere il diavolo. Per i giovani scrisse bellissimi trattati e commenti ai libri sacri. Con il suo esempio di semplicità e fedeltà ai suoi principi, divenne un esempio per tutti i cistercensi e per tutti i fedeli, distinguendosi per la mortificazione, digiunando a pane e acqua per tutta la Quaresima e per il dono della profezia. Un giorno si narra, durante la celebrazione della messa, avvertì che poco lontano da Whitby una nave aveva naufragato. Poté, grazie a questo dono, riunire i monaci mandandoli a seppellire i naufraghi. Non cessò di essere modello da seguire anche dopo la morte, che avvenne nel 1159, il 6 giugno, dopo essersi ammalato. Circondato dai suoi monaci, ricevette i sacramenti. La sua storia si ricollega alla diffusione in tutta Europa dell'ordine francese dei cistercensi, che ebbe il suo maggior centro propulsivo nella celebre abbazia di Chiaravalle, dove fu abate anche il grande San Bernardo. L'impegno di San Roberto è stato molto incentrato sull'educazione dei giovani affinché potessero avere un'istruzione, ma un'istruzione orientata alla carriera, al profitto, no, alla carità. Perché sottolineiamo questo? Pensiamo un po', per esempio, ai genitori quando devono occuparsi dell'ingresso nel mondo della scuola dei loro figli. Iniziano ad informarsi qual è la classe migliore, dov'è il professore più bravo, questo insegna così, questo così, perché i nostri figli devono avere una buona istruzione, perché poi devono riuscire ad avere una bella carriera, devono imparare le cose. E praticamente ci si informa affinché la strada dei nostri figli possa essere la migliore. Dite la verità, non è andata così. Però non so effettivamente se poi ci si domanda se nel valutare la professionalità degli insegnanti, a che cosa poi saranno effettivamente indirizzati i nostri figli? E conta la preparazione spirituale e l'elevatura spirituale anche degli insegnanti, se abbiano una visione di fede oppure strettamente contro quella che è la verità di Gesù Cristo? Io non so se entrano anche questi parametri nella valutazione, forse dovrebbero. E quindi l'insegnamento di San Roberto è proprio questo. L'istruzione è molto molto importante, ma è ancora più importante la finalità dell'istruzione. Diceva Oscar Wilde, uno scrittore sempre inglese come San Roberto, che gli esami sono una farsa dall'inizio alla fine. Se uno è gentiluomo, ne sa quanto basta. Se non lo è, tutto ciò che sa va a suo demerito. Che cosa ci dice questa massima? Che non è poi tanto importante quello che una persona ha imparato, perché uno può sapere anche tutto. Ma se poi quel tutto che sa lo mette in funzione a qualcosa di non buono, peggio per lui aver imparato quelle cose. Mentre la vera grandezza del sapere è proprio quando uno ha un sapere che usa orientato al bene. Allora educhiamo i nostri figli a questo, quello che impari, come diceva San Francesco quando si parlava di studio per i propri frati, studiate di più per amare di più. E proprio per questo invochiamo San Roberto, prega per noi.